Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video che è un po' una sorta di tradizione ormai di questo canale, ovvero il video dedicato ai buoni propositi per l'anno che sta arrivando. Peraltro, quest'anno capita giusto l'ultimo giorno dell'anno, il 31, un giorno abbastanza particolare per tirare le somme dell'anno che è passato e appunto guardare un pochino al futuro. Rispetto all'anno passato, appunto ai propositi dell'anno scorso, ammetto che sono stata un pochino zoppicante, in particolare come vi ho detto nell'ultimo video, per quanto riguarda i libri da leggere, il mio obiettivo erano 10 libri, ne ho letti veramente pochissimi. Anche per quanto riguarda altre cose, non sono stata abbastanza continua e costante nella pubblicazione dei video. Ad un certo punto ho completamente smesso di caricarne e sono contenta in ogni caso, anche se non ho raggiunto i 1000 iscritti sul canale, perché comunque sì, ho visto che gli iscritti e le visualizzazioni hanno continuato nonostante io non stessi pubblicando video. Ho portato a termine il mio obiettivo di visitare almeno due nuovi stati. Uno l'avete già visto, è l'Iran, molto molto bello e molto particolare. Se volete vi lascio la scheda con appunto la playlist con tutti i video dedicati. Il secondo invece è la Polonia, perché sono stata un weekend lungo, circa 4 giorni, appunto a Cracovia e i video arriveranno, promesso. Ho continuato ad imparare il tedesco e ho eliminato un po' di cose vecchie, un po' vecchi vestiti, eccetera. Quindi diciamo che su queste cose sono abbastanza andata bene. In più, purtroppo non sempre dipende da me la mia alimentazione, avere una vita più sana, perché come sapete passo 8 mesi all'anno circa in Germania e non sono io che cucino per me stessa in genere. È una cosa che purtroppo cerco di fare quando sono in Italia, non sempre in realtà ci riesco. Per come stanno le cose, ho cambiato un pochino il modo di formulare quelli che sono gli obiettivi e i propositi, facendo in modo che non dipendano dalle circostanze, ma siano un mezzo per indirizzare un pochino il mio presente. Ho guardato i video sia di Shanti, a proposito appunto degli obiettivi per il nuovo anno, eccetera, che ha pubblicato a dicembre, e mi sono anche iscritta al corso di Learnumi di Alice's Lifestyle, che appunto mi ha accompagnato per la prima parte di questo dicembre. Era un corso gratuito che appunto era incentrato su progettazione e programmazione legata all'anno nuovo. Quindi sono giunta a 5 buoni propositi o obiettivi o come volete chiamarli, e per l'appunto sono qui ad elencarveli. Il primo è quello di essere più ordinata e produttiva, appunto progettando e programmando un pochino quello che è la mia vita, cosa che sto cercando di fare già da un po', in realtà però non come vorrei e non in maniera particolarmente efficace, quindi dovrò migliorare molto sotto questo aspetto. Secondo, è portare video interessanti sul canale con continuità. L'obiettivo finale è sempre quello di raggiungere la monetizzazione, quindi 1000 iscritti e 4000 ore per quanto riguarda il watch time in un anno. Appunto, lo scopo è quello anche di prendermi un pochino avanti, quindi registrare i video appena un attimo di tempo, montarli e portarmi avanti appunto con la programmazione e la progettazione per quanto riguarda il canale e anche per quanto riguarda gli altri social. È una cosa strettamente legata al proposito numero uno. Proposito numero 3, quest'anno alziamo la posta per quanto riguarda le nuove nazioni e vorrei visitarne almeno 3 per l'appunto e fare almeno un viaggio fuori dall'Europa. Alcune idee ce le ho già per quanto riguarda le possibili destinazioni, vediamo cosa succederà nel corso dell'anno. Numero 4 è leggere sicuramente di più rispetto all'anno scorso, perché appunto ho letto veramente pochissimo. Quest'anno però non c'è un obiettivo in numero di libri, ma vorrei dedicare alla lettura almeno un quarto d'ora al giorno. A questo poi andranno sommate un pochino anche il fatto di studiare di più, soprattutto il tedesco, se dovessi in particolare tornare su in Germania, cosa di cui non ho ancora la sicurezza. E migliorare appunto studiando anche in altri ambiti per quanto riguarda il mio lavoro, eccetera. Quinto obiettivo, ultimo ma non meno importante, è quello di avere una vita più sana, quindi mangiare del cibo migliore, fare più esercizio fisico e aumentare quella che è un attimino la mia self-care, diciamo così.
Per quanto riguarda il cibo, purtroppo, come vi ho detto, non dipende sempre da me quello che mangio, quindi per quanto riguarda l'esercizio fisico dipende dalla sottoscritta. Io comunque ho già i miei, tra virgolette, allenamenti, perché ho 2 volte a settimana un corso tipo Pilates, tanto per capirci, più gli allenamenti di Quidditch, e cercherò di, nei giorni che mi rimangono liberi, di fare comunque o una passeggiata o un po' di allenamento a corpo libero in casa. Nel caso vi interessasse qualche video su come appunto gestisco gli allenamenti in casa, fatemelo sapere con un commento qui sotto. E per quanto riguarda la self-care, io sono sempre stata un disastro, nel senso che non ho mai nemmeno voglia di mettermi un po' di crema in faccia o eccetera. Quindi prendermi un po' di tempo al giorno da dedicare al mio corpo e a me stessa è la soluzione migliore, magari per stare un pochino meglio con il mio corpo. Bene ragazzi, spero che il video l'abbiate trovato interessante, che abbiate trovato qualche spunto per i vostri buoni propositi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e se non lo siete iscrivetevi al canale in modo tale da farmi raggiungere il prima possibile il mio obiettivo dei 1000 iscritti almeno. Lasciatemi qui sotto un commento con quello che ne pensate dei miei buoni propositi per il 2020 o con uno dei vostri propositi appunto per l'anno nuovo. Sempre qui sotto, in descrizione, vi ricordo che trovate link a tutti i miei social in cui seguirmi più o meno in diretta nelle mie avventure. E sempre in descrizione trovate alcune liste di Amazon che ho creato con appunto i libri che ho recensito su questo canale, l'attrezzatura che uso per foto e video e quello che mi porto in viaggio che appunto trovate tranquillamente su Amazon. Sono tutte cose che io ho acquistato, che libri che ho letto e cose che utilizzo nella mia vita quotidiana o nella mia vita in viaggio, quindi potete stare sicuri che sono cose attestate e potete andare tranquilli. In più c'è una lista, una wishlist di Amazon in cui trovate se mai voleste farmi qualche regalino, qualche spunto, eccetera, di cose che effettivamente potrebbero servirmi. Non mi resta che farvi gli auguri per un ottimo 2020. E dirvi come al solito, have a nice life!